Something tells me I've been dreaming of someone who was never real. It seems I've changed 1,000 ways. I wish I looked the way I feel. Break me. My life gets complicated. Boyfriends. Passata un'altra giornata entusiasmante a Elkford. Dopo un intenso pomeriggio passato in centro, stavo tornando a casa dove mi aspettavano altre emozioni. Pronto? Oh, ciao papà! Ah, sì. Quando? Come domani? Credo di sì. Adesso controllo nella mia agendina. Baci, ciao. Grandioso. Il mio papà vuole che domani vada insieme a lui dalla sua ragazza per il brunch. E la ciliegina sulla torta è che ci sarà anche il figlio quindicenne di Lauren e dovrò far finta di farci amicizia. Scusa, ma quel ragazzo non frequentava un collegio a non so più dove? Non viveva con suo padre? Sì, ma adesso sta cercando una nuova scuola in città, credo. Magari è simpatico. Io ne dubito. Questo non puoi saperlo. Maria, tu non puoi nemmeno lontanamente immaginare cosa si prova quando sei costretta a uscire coi figli dei fidanzati di tuo padre o di tua madre. Loro credono che facendo così il divorzio risulti meno brutto per i figli. Io non voglio più fratellastri o amici. Stavo solo cercando di aiutarti. L'unica cosa che desideravo era una vita un po' più emozionante. Stavo chiedendo troppo. Non capisco perché non hai obbligato anche Adam e Josh a venire. Io non ti sto obbligando a fare nulla, Sharon. Te l'ho solo chiesto e Adam e Josh avevano entrambi degli impegni inderogabili. Comunque non capisco questa attenzione verso Griffin. Non può trovarsi gli amici da solo? Può e lo farà. Noi stiamo soltanto andando a dargli il benvenuto. Ha avuto un periodo difficile ultimamente. Ah sì? Cosa gli è successo? È stato per caso cacciato dal collegio che frequentava? Wow, ho indovinato! Che cosa ha fatto? Veramente non ne siamo ancora sicuri. È una faccenda molto complicata. Nel frattempo però è meglio che stia un po' con Lauren invece che con suo padre. Quindi cerca di essere gentile e aiutalo ad ambientarsi. Pensi di farcela? Perché devo sprecare il mio tempo ad ascoltare delle persone di mezza età che mi insegnano delle cose che non farò mai nella vita? Cosa? Mi stai dicendo che hai smesso di andare a lezione? Sì. E così ti hanno cacciato? E il mio papà non ha potuto fare niente. Naturalmente l'unica cosa che gli interessa è quello che pensa la gente. È ossessionato da quello che possono dire di me. Così mi ha mandato qui. Basta, fine del problema. Ciao ragazzi. Ciao. Mi fa piacere vedervi insieme. Griffin, vieni a conoscere alcuni miei colleghi di lavoro. Non me la sento in questo momento, Lauren, grazie. E poi voglio far sentire a Sharon la mia ultima creazione. Beh, questa mi sembra un'ottima idea. Ah, certo. Rock and roll! Ogni giorno che mi attacco al mio microfono, so che dentro di me c'è un nuovo suono che nasce. Non puoi dire a me cosa chi vuoi che sia. Non faranno di me un altro come a milioni ce n'è. Molto cool, bravo! Riesci veramente a dire quello che pensi. Credo che ci sia molto da dire nella vita, però nessuno lo grida abbastanza. Questo è esattamente quello che penso io a proposito dei diritti degli animali e di un sacco di altre cose. C'è qualcuno che ti ascolta, ma non sono mai abbastanza. Lo so. Ehi, mi somiglia tantissimo! Non riesco a credere che tu abbia tutto questo talento. Scommetto che il tuo papà ti ha costretta a venire qui per fare amicizia con me. No, certo che no, cosa dici? Sono io che desideravo tanto conoscerti. Smettila, Sharon, come se tu non avessi avuto di meglio da fare. Tu probabilmente odi Lauren o forse la sopporti appena. E io sono sicuro che odierò Richard o forse lo sopporterò appena. Ma cosa vuoi? È la vita. Il segreto sta nel riuscire a cambiarla come più ci piace, giusto? Non credi? Penso che adesso uscirò a prendere una boccata d'aria. Vuoi venire? No, grazie, sta piovendo fuori. Sì. E allora? E allora niente. Proprio in questo momento, mentre noi quattro stiamo giocando a carte per la 99esima volta, lui è andato a una mostra con sua madre. Vuoi dire che sei stufa di stare con noi? Non è questo. Ma perché noi non siamo mai andati a una mostra la domenica? Perché non siamo interessati all'arte? Cosa c'è di male nel giocare a Gin? Niente, è solo che è troppo normale. Oh, scusaci tanto. Quello che sto cercando di dirvi è che Griffin è veramente originale. Vede il mondo in maniera diversa dalla nostra. E allora quando lo conosceremo? Oh, e questo non lo so. Probabilmente sarà molto impegnato con la sua nuova scuola. Sì, sì. Gin! Che fortuna! Diamoci da fare, Sharon! La verità era che non ero sicura di voler far conoscere i miei amici a Griffin. Paragonati a lui, loro erano così poco cool. E tu che cosa ci fai qui? Non avevo niente da fare, dal momento che i miei compagni di scuola sono tutti quanti dei veri perdenti. Ah sì, davvero? Ah, stiamo studiando la storia dell'America Latina, allora ho detto, ehi, invece di guardare una stupida cartina geografica, perché non impariamo qualcosa di più cool, tipo la rumba? Per capire profondamente la loro cultura. Naturalmente la maggioranza dei miei compagni ha detto che era una follia. Naturalmente? Allora, quali sono i programmi per stasera? Oh, beh... niente di che. E allora facciamo qualcosa. Veramente i miei amici e io volevamo andare a fare un giro in centro. Ci siamo dati appuntamento alle 8, ma ci annoieremo di sicuro, non ti piacerebbe? E allora dimenticati del centro. Qualcuno dei tuoi amici ha una piscina? Fate largo! L'acqua è veramente formidabile, ragazzi. Forza, venite! È solo che... beh, non si può nuotare la notte e la piscina è già chiusa da un'ora ormai. Ma stiamo facendo una nuotata notturna. Durante il giorno c'è il bagnino che controlla. No, ma... e allora scusa, che differenza c'è? Beh, effettivamente inizia a fare un po' caldo qui dentro. Dai, Maria, che male c'è a fare soltanto un piccolo tuffo? Dove siete? Con noi! Puoi dirlo? Sono qui! Ah, ti prendo! Silenzio, uscite tutti, sta arrivando il guardiano! L'uscita secondaria porta all'ascensore. Forza, sbrigati ad uscire dall'acqua! Non ho detto che non mi piace, anzi è carino. È solo che mi sembra un po' troppo spericolato. Che sarebbe successo se ci scoprivano? Ah, tanto non è successo. Sì, ma stasera abbiamo solo avuto fortuna. Puoi smettere di essere così nervosa? Almeno Griffin ci ha dato un'idea per fare qualcosa di diverso per una volta. Non ti starai prendendo una cotta per caso? No, certo che no. Potrebbe diventare il mio fratellastro. Giusto. Allora fa attenzione. Ragazze, avete visto che ore sono? Si è fatto tardi, andiamo. Che fretta avevano i tuoi amici di andare a casa. Non avrai anche tu il coprifuoco, non è vero, Sharon? Oh. Una specie, ma questa sera dormirò dal mio papà. Mi ha detto che potevo tornare un'ora più tardi, visto che uscivo con te. Ehi, ma cosa ci facciamo qui? Questa è casa di tua madre. Te ne vai già? Shh, seguimi. Devo fare una piccola fermata. Incredibile, non so come ho fatto a scordarmene. Che cosa stai facendo? Cosa ti sembra che stia facendo? Ma lo sai quanto è pericoloso il fumo per la salute? E allora? Tanto non c'è nessuno che vive per sempre. Questa è la scusa più stupida che abbia mai sentito in vita mia. Sì, allora sono stupido. Tanto lo pensano già tutti. Non è quello che volevo dire. Vuoi fare un tiro? No, grazie. Certo che tu e i tuoi amici sapete sempre la cosa giusta da fare, non è vero? Non vi è mai capitato di fare qualcosa di veramente pericoloso senza diventare isterici e paranoici? Ma sì, come no? È che io sto cercando di smettere di fumare. Brutta storia. È molto difficile. Sai farli, cerchi? Oh sì, certo, sono capace. Ah! Vediamo. Ok, ma potrei essere un po' arrugginita. Sì che lo è, invece. E tu sei una pessima bugiarda. Tu non hai mai fumato prima. Lasciami da sola. Ehi! Potrei chiamare la polizia e farvi arrestare perché fumavate e siete minorenni. Quindi è meglio che ve ne andiate, ok? Perché questa è proprietà privata, ragazzi. Tranquillo, mia madre abita in questo palazzo. Allora sono sicuro che vorrà sapere che combinavate in questo vicolo. Sapete, ho un bel filmino da farle vedere. Ah. Credo di aver visto abbastanza. Sharon, dimmi da quanto tempo va avanti questa storia del fumo. Griffin, non dirmi che hai fumato anche tu. Ehi, tutti hanno provato a fumare almeno una volta nella vita. Io vi giuro che quella è stata la mia prima e ultima volta. Beh, me lo auguro di cuore. Lo sai com'è facile prendere il vizio e quanto questo possa danneggiare la salute. Sì. Tua nonna ha avuto quel tumore ai polmoni perché fumava 2 pacchetti di sigarette da quando era molto giovane. Sì, lo so. Voglio parlare un momento da solo con tua madre. Sono furiosa. Anch'io, dobbiamo prendere... Le nostre esistenze sono rovinate. Per te, forse. Lauren non mi ha mai dato una punizione in tutta la mia vita. Tua madre e io abbiamo deciso che tutti i tuoi privilegi saranno vietati. Per il prossimo mese, nessuna attività extrascolastica e tantomeno di impegno sociale. Né telefono, né televisione e neanche computer, naturalmente. E prenderemo un appuntamento con il dottor Kraser, così vedrai in prima persona quanto è pericoloso fumare. E credete che tutto questo le impedirà di continuare a fumare se vuole? Beh, noi ci proviamo. E comunque questa punizione servirà a farle capire che la sua famiglia non accetta il fumo. Credo che lo stesso messaggio valga anche per te, Griffin. Cosa? Non dirmi che improvvisamente vuoi fare la mamma severa. No, ma sto imparando. Anche tu subirai le stesse punizioni di Sharon. Ci sto. Ma se tu e il tuo nuovo fidanzato credete di potermi controllare, ti sbagli alla grande. È andata così. Praticamente sarà peggio che stare in prigione. E come se non bastasse, la mia mamma non vuole che esca con Griffin. Probabilmente non dovrei nemmeno parlare con voi perché potreste mettermi delle cattive idee in testa. Io non riesco a credere che tu abbia fumato. Grazie per la tua solidarietà. Ma mi dici perché hai deciso di provare? Non lo sai che nelle sigarette ci sono le stesse sostanze che mettono nel veleno per topi? È vero, anch'io l'ho sentito dire. Ehi, ma cosa vi succede? È possibile che nessuno sia dispiaciuto per me? Sì, a me dispiace che non ci potremo frequentare per un mese, ma hai fatto una stupidaggine, Sharon. Oh, ragazzi, andiamo. Non mi venite a dire che non avete mai pensato di provarci. Scusa tanto, ma io voglio poter respirare perfettamente quando mi alleno. E io ho già abbastanza problemi di respirazione con la mia asma. Invece io l'ho fatto. Ho provato a fumare. Cosa? Tu hai provato a fumare? Esatto. Facevo terza media e io e Nina ci siamo cadute. Scusa, cadute quanto? Beh, all'inizio ci abbiamo solo provato e poi non so bene perché, ma alla fine fumavamo in continuazione. Non riesco a credere che tu non me l'abbia mai detto. Poi che è successo? I nostri genitori ci hanno scoperte e si sono arrabbiati. Noi all'inizio non eravamo preoccupate, pensavamo di poter smettere quando volevamo. Però non è stato per niente facile. Visto? La nicotina ti dà assuefazione, Sharon. È vero, e non credere a chi ti dice il contrario. È così che le grandi compagnie di tabacco diventano ricche. Loro fanno credere alla gente che fumare sia una cosa bella. Io ho speso tutti i miei risparmi per comprare quelle sigarette. Ma adesso hai smesso definitivamente? Certo, e non capisco come faccia certa gente a cominciare. Io ero completamente fuori di me. Avevo un alito pestilenziale, i miei capelli e i miei vestiti puzzavano. Sapete, mi sentivo veramente a disagio. Capisco, deve essere stato davvero terribile. Dopo tutto quello che Alison aveva detto, l'ultima cosa che volevo fare era fumare di nuovo. Ma questo sarebbe servito per negoziare i termini del mio arresto? Ovviamente no, i miei genitori erano irremovibili. Ah, uffa, che noia! Ho già fatto tutti i compiti, la mia stanza non è mai stata più pulita. Che cosa faccio adesso? Scusa, Moishi, ma le unghie non sono ancora asciutte. Vado io! Lascia stare, Sharon, è per me! E comunque non puoi usare il telefono! Credevo che avessimo chiuso il discorso. Non sono d'accordo, lui ha sicuramente molti più problemi, Richard. Quindi non lascerò che Sharon diventi una sua amica, è chiaro? Ti sei messa a ragionare come mia nonna. Ah, ma che gentile! Quello che voglio dire è che Griffin è un bravo ragazzo, è solo che ha bisogno di un modello da seguire, nient'altro. Bene, fagli pure da modello, ma tieni Sharon lontana da lui. Ellen, non possiamo essere sicuri che sia stato lui a spingere Sharon a fumare. Se vuoi, sono pronta a scommetterci. Da quando salti alle conclusioni prima ancora di conoscere i fatti? Sono una psicologa, Richard, riconosco i tipi così a 1 miglio di distanza. Ah, per favore, non usare questa tecnica con me. Stai dicendo che il mio giudizio non conta. Smettila di proteggerlo, il problema è che il figlio della tua fidanzatina è confuso e l'ultima cosa che voglio per Sharon è che si confonda. Basta! Smettetela tutti e due! Sharon, da quanto stai ascoltando? Da un bel po'. Non credete che io abbia un cervello e che possa anche ragionare da sola? Ma certo che sì! E allora lasciatemelo fare! Ellen, noi due continueremo questa conversazione un'altra volta. In privato. Oh. Sharon, dobbiamo parlare. Sharon! Fantastico, si sono rovinate tutte. Non capivo, i miei genitori mi consideravano come una di quelle ragazzine piene di problemi. Ma era ovvio che erano loro ad avere dei problemi. Moishi, tu credi che la gente si dimenticherà di me? Passerà ancora un sacco di tempo prima che i miei mi liberino. Ehi! Psst! Sono qui per aiutarti a fuggire se vuoi. Shh, fa piano, sveglierai qualcuno. Vieni giù. Vieni su tu. Se la mia mamma si sveglia e mi trova qua su con te alla fine. Oh, a proposito di mamme, è stato molto divertente vedere Lauren fare la madre severa per una volta, anche se non è riuscita nella sua impresa. Cosa stai cercando di dire? Che non sei più in punizione? Ah, il mio unico problema adesso è il tuo vecchio. Sono diventato come una specie di missione per lui. Non vuole lasciarmi in pace. Cosa vuoi dire? Oh, sta attento, è scivoloso qua su. Continua ad invitarmi negli studi di registrazione per andare a sentire la sua band. Mi ha persino offerto di prendere lezioni di batteria da lui. E cosa c'è di male in questo? Andiamo, il tuo papà è uno scoppiato. Non ho nulla da imparare da lui. A proposito, senti qui. Gli ho preparato un piccolo regalo per fargli capire che non ho bisogno di una terapia per mancanza di padre. Per sempre ti amerò, tesoro, anche se tu troverai la tua vita. Lo conosco, è il grande successo di mio papà questo. Esatto, ed è di 10 anni fa. Continua ad ascoltare. Divertente, non trovi? Griffin, non gliel'hai ancora data, non è vero? No, ho pensato di fartela sentire prima. Grazie, grazie mille davvero. Mio padre ha scritto quella canzone per me quando ero ancora una bambina. E allora? Io la trovo molto divertente. Poi Richard è un babbeo, ammettilo. Hai ancora intenzione di continuare a infierire su mio padre? Ok, lo so che non è perfetto. Comunque sia, credo che il fatto che cerchi di aiutarti sia molto carino. Potrebbe di certo passare molto meglio il suo tempo. Per favore, sta solo cercando di fare bella figura con Lauren. Credi veramente che gli importi qualcosa di me? Perché dovrebbe? Io torno dentro. Voglio solo che nessuno mi dica che cosa devo fare, chiaro? Oh, finiscila! Credi di essere davvero così tanto cool, signor ribelle? Signor, non mi importa quello che la gente crede di me. Invece mi pare ovvio che ti importa il come. Smettila, Sharon! Tu non credi che agli altri possa importare qualcosa di te solo perché non ti importa di te stesso? Sì, giusto. Se ti importasse smetteresti di fumare e di fare tutte le sciocchezze che ti stanno facendo sprecare la vita. Grazie per i suoi utili consigli perbenisti, signorina Spitz. Non c'è di che. Dopo tutto quello che era successo, avevo capito che Griffin aveva ragione solo su una cosa. Il segreto della vita era cercare di renderla il più possibile come la si desidera. Ciao, sono io. Devo fare in fretta perché non ho il permesso di usare il telefono, ma volevo assolutamente dirti che tu non sei noiosa, ok? Sì, ok. Adesso lo sai. Ok, ora lo so. Grazie. Ciao. Non sapevo cosa volesse fare Griffin della sua vita, ma io avevo capito una cosa sulla mia, che anche se i miei genitori mi facevano diventare pazza, la mia vita mi piaceva così com'era e non volevo assolutamente cambiarla.